piccoli gufi al professore Esche Polisborg, che è un buffone, e che ci vuole parlare di una particolare sua riflessione, cioè ci spiegherà perché in Italia, a differenza della Francia e dell'Inghilterra, siamo stati capaci di fare solo pochissime riforme. Allora, Norma Rangieri e Sandro Bonzanti mi hanno chiesto di affrontare la nostra battaglia dal punto di vista storico, non d'altro. E io dico che sia molto interessante capire il momento quando sembrava che tutto poteva cambiare, cioè gli anni 40 del Novecento. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale o durante, come vedremo fra un attimo, la Seconda Guerra Mondiale. E in quegli anni, che nell'Inghilterra vanno dal 1942 fino al 1950, che in Italia vanno dal 1943 fino al 1948, e si potrebbe dire le stesse cose di periodizzazione e diverse cose per ogni nazione. In quegli anni una finestra di opportunità si apriva. Era un momento di grande fluidità. Gramsci l'avrebbe chiamato un guerra di movimento, ma lui era costretto dagli anni in cui viveva di utilizzare i termini militari. Noi non è che dobbiamo farlo, pure con tutto l'enorme rispetto per Antonio Gramsci. Allora, ogni paese risponde a questa finestra di opportunità in modo diverso. E io vorrei prendere la Francia, l'Italia e l'Inghilterra per raccontare questa diversità in esattamente 13 minuti. Allora, non è un compito facile, non è stato imposto, io mi sono sepolto da solo, ma vorrei analizzare queste diversità fra i vari paesi con riferimento a due elementi di spiegazione storica, due modi, utilizzandoli, di capire perché. Cioè, dal punto di vista, in inglese, structure and agency, e in italiano i soggetti e le strutture. I responsabili sono i soggetti, le personalità, William Beveridge, Alcide Gaspare, ma ci sono anche strutture che pesano sui viventi e limitano le loro possibilità. Allora, questo è forse un po' complicato per un'assemblea di questo tipo. E invece io ribadisco la necessità, e Gustavo ci ha appena dato una lezione di questo tipo, di complicare le cose. Ogni tanto io vado in televisione, per fortuna molto raramente, e dicono sempre a me, forse meno altri qui presenti, deve capire il professore che non più di 30 secondi, tutto quello che ha da dire deve essere entro un minuto. E uno apre bocca ed è finito. Cioè, è una delle esperienze più frustranti che si potrebbe mai immaginare. Ma più importante della mia frustrazione è l'effetto sulla popolazione in generale, perché con l'idea che non si può avere un discorso più lungo di 50 secondi, cosa moltiplicata attraverso i media, attraverso Berlusconi e tutto il resto per tanti anni, a che cosa porta? Porta alla popolazione dei zombie, proprio di persone incapaci di perché sono abituati solo al soundbite, al Twitter del Presidente del Consiglio, eccetera, eccetera. Allora,
Io credo che questa complicazione, che spero voi mi perdonate, è necessaria. E in tutti questi anni di insegnamento all'Università Statale di Firenze, io ho sempre detto ai ragazzi: imparate a essere intellettuali, perché l'intellettuale serio è una grande professione. E c'è tanto intellettualismo in giro, e noi dobbiamo rispondere con grande calma, dicendo: ma se veramente volete abolire la complicatezza, siete stupidi. Il mese scorso sono andato a Modena a presentare i discorsi parlamentari di Vittorio Foa, ed è una coincidenza bella che Gustavo l'ha citato questa sera e che io anche posso salutare la memoria di un grande sindacalista e di un grande resistente a tutti i livelli. Vittorio Foa è stato il mio maestro e si ha fortemente la sensazione all'Assemblea Costituente che quando lui fa il suo primo discorso, 1947 aprile, il dado è già fatto, cioè i giochi sono finiti, è già troppo tardi per fare le riforme. Ma ogni paese, io ripeto, ha il suo andamento e bisogna esaminare certe grandi riforme della pubblica amministrazione in primo luogo, dall'assetto costituzionale, della previdenza e il servizio sanitario nazionale, dell'istruzione pubblica, dell'edilizia popolare, e la lista potrebbe continuare a lungo. Questo è the testing ground, il terreno di testing della capacità riformatrice di una nazione in quegli anni, e non tante cose hanno cambiato 60-70 anni dopo. Comincio con l'Inghilterra, con grande rapidità, anche se bisogna dire è da lungo l'esperienza più bella. Il movimento è precoce, con il Beveridge Report, che forse avete sentito parlare, on social insurance and allied services, assicurazione sociale e i servizi connessi, cioè una previdenza nazionale universale. E Beveridge, voglio dire, è un liberale, non è un socialista, ancora meno un comunista. Lui è un liberale, era un grande direttore del London School of Economics, e lui accetta un ruolo nel 1942 dal governo per preparare uno schema, guarda bene, non di servizio sanitario nazionale, questo non è suo, ma di previdenza assicurazione nazionale. Beveridge è liberale, ma scrive addirittura nella prefazione del suo famoso lavoro che l'Inghilterra stava vivendo tempi rivoluzionari che richiedono soluzioni rivoluzionarie. E lui fa riferimento ai cinque giganti che avevano oppresso la popolazione britannica per secoli: want, ignorance, squalor, idleness and disease, ovvero la miseria, l'ignoranza, lo squalore, l'ozio e la malattia. E loro in questo momento di grande transizione, con la finestra inglese pienamente aperta, lui vuole dare dei colpi mortali ai cinque giganti. Ma non è solo lui, ecco un soggetto all'altezza del compito, un soggetto straordinario da studiare, ed è con difficoltà che troviamo l'equivalente in Italia. Ma non è solo lui. La vittoria laburista del 1945 significava la continuità del movimento di riforma, con la finestra che rimane aperta almeno
fino al 1950. C'è un'immagine bellissima di Buckingham Palace dopo che Clement Attlee, capo dei laburisti, aveva inaspettatamente vinto le elezioni. E Buckingham Palace esce Winston Churchill, il vecchio primo ministro, entra nel Rolls Royce ed è portato via dal palazzo e dal potere. E simultaneamente da un'altra porta del palazzo entra Clement Attlee, il piccolo capo del governo laburista, che sta guidando il suo Morris Minor da solo, cioè come arrivare a diventare Prime Minister in un 500. E le cose cambiavano simbolicamente e cambiavano anche nella possibilità delle riforme. E uno delle riforme, si potrebbe fare una lunga lista, ma una delle riforme che più fa impressione è quella del Servizio Sanitario Nazionale e devo dire che c'era qualche connessione strana fra me e Gustavo questo pomeriggio, perché anch'io volevo parlare di denti. Cioè, nel 1949 lo Stato, il governo laburista, distribuisce al popolo i servizi dentiero gratis per tutta la popolazione e nello stesso momento stabilisce che 6 milioni di persone potevano avere spettacolo occhiali spectacles in inglese, occhiali, e per la prima volta 6 milioni di inglesi vedevano. Questo sì che è una riforma. Questo sì. E Clement Attlee va in Parlamento nel febbraio 1946 e deve giustificare tutte queste spese. E l'opposizione gli chiede: ma da dove vengono questi soldi? Un'osservazione che riconosciamo, no? Vagamente. E Clement Attlee, che non era un grande oratore come Winston Churchill, che forse era quello più magnifico del Novecento, risponde: la domanda è stata formulata, ma possiamo permetterci il piano Beveridge? E se la risposta è no, che cosa significa? Significa che tutta la ricchezza di questo paese non è considerato sufficiente per offrire un livello di vita modesto ma decente a tutto il nostro popolo durante il suo ciclo di vita, sani e malati, giovani e vecchi. Non credo affatto, continua Attlee, la nostra produttività nazionale è così bassa, la nostra voglia di lavorare è così debole che dobbiamo ammettere al mondo che le masse del nostro popolo devono essere condannate alla penuria permanente. Anche questo non è male. Il caso francese è diverso, quello italiano ancora di più. Rapidamente. In Francia il senso dell'attimo fuggente è molto forte. Avevano esperienza del fronte popolare, sapevano benissimo che dovevano operare subito, perché se no l'attimo proprio se ne andava. E allora nel 1944-45, ricordavo un ex ministro comunista, François Bilou, il ministro delle finanze firmava senza discussione. 44-45. Nel 46 il ministro delle finanze brontolava ma firmava. Nel 1947 non firmava neanche.
Non di meno, la lista di riforme francesi in quest'anno è notevole e ci riporta ai grandi temi dei beni comuni, del pubblico, eccetera, eccetera. La lista, un nuovo istituto nazionale per la sicurezza sociale, ottobre 1945, la grande estensione di una copertura sanitaria, un vasto programma di nazionalizzazione dal dicembre 44 al maggio 46, le miniere del carbone, le fabbriche di automobili, la Banca di Francia e le quattro maggiori banche di compensazione e l'acqua che in qualche modo ci porta a casa. Ultimo, il caso italiano, differenze, somiglianze, arrivare a un quadro che non è basato sul retorico, ma basato sulle indagini, sulle riflessioni, sulla complicatezza. Qualcuno a Modena, per i discorsi parlamentari di Foa, commentava che per l'Italia la finestra di opportunità non si apriva neanche dal 1943-44, un giudizio molto duro, che non c'era nessuna possibilità di fare le riforme. Io questo lo contesto fortemente, ma certamente gli spazi di apertura, di possibilità, erano più ridotti. L'Italia è un paese sconfitto, bisogna dire anche la Francia era un paese sconfitto. Era un paese che veniva, come sappiamo tutti, da 20 anni di fascismo. Ma ci sono anche ragioni strutturali per tornare alla divisione di soggetto e struttura. Cioè, l'Italia era un paese in quegli anni fortemente agricolo e di autonomia di lavoro, cioè il piccolo proprietario, il lavoro autonomo e tutto quello è la base per l'uomo qualunque. La democrazia cristiana. Se pensiamo un attimo alla popolazione inglese fortemente urbanizzata e questo popolo qui che nel sud è ancora di un'agricoltura antica, vediamo quello pesa anche. In Francia si arriva a una maggioranza di sinistra di 50,7 fra comunisti e socialisti. In Italia non si arriva affatto. Allora, poco si trova il senso della situazione, l'urgenza. Fausto Bullo, che pure ha fatto delle riforme, dice: il vento era dalle nostre parti. Non hanno l'esperienza del fronte popolare francese e non hanno grandi personaggi come Attlee o Bevin. C'è un'altra ragione, e sto concludendo. Nell'assemblea costituente Foa commenta: la nostra cultura è troppo ristretta, è giuridica e filosofica, ma abbiamo bisogno delle scienze sociali. Per fare le grandi riforme bisogna sapere del Servizio Sanitario Nazionale e tante altre cose. E poi la possibilità di un servizio sanitario nazionale, la proposta della Commissione Lodovico d'Aragone sul previdenza sociale universalistica è di aprile 1947 ed è già troppo tardi. Ma la cosa più importante, e chiudo qui, è la questione della riforma della pubblica amministrazione. Quando il re scappa da Roma all'8 settembre, quando va a cercare gli alleati prima di essere preso dai tedeschi, lui è il piccolo re e il vecchio maresciallo, come lo descrivono in generale inglesi che li accompagna. Non avevano neanche una macchina da scrivere, cioè era preso in prestito dalle truppe inglesi. E la pubblica amministrazione si divide in tre: pochi nel Regno del Sud, molti
senso orientamento a Roma e quelli che più fascisti che sono andati al nord per stare nella Repubblica di Salò. Ecco un momento, cioè con la pubblica amministrazione assolutamente disfatta, cioè frammentata al massimo, ecco il momento in cui si poteva dire che bisogna agire con quello che era più importante e il resto più importante delle riforme in generale, cioè la pubblica amministrazione. E cosa succede? In tutti i verbali della Presidenza del Consiglio per questi anni ci sono 5 menzioni della riforma della pubblica amministrazione. I soggetti non sono forti sufficientemente per controbattere strutture che pesano su di loro, non hanno la cultura di farlo e dopo tutti i tentativi di riformare l'amministrazione pubblica finiscono male. Nel lontano 1949, quando i contadini, occupando le terre del sud non coltivati, mal coltivati, eravamo pochi giorni prima dell'eccidio di Melissa. Questi contadini in Sicilia e in Calabria mettono sulle loro aste delle bandiere copie della Costituzione, vanno a occupare la terra in nome della Costituzione. Articolo 42 in particolare era stata imparata a memoria da questi contadini del sud. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina, puntini, i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Viva la Repubblica! Forse però non è così strano che in questa assemblea si parli tanto.